Ciao a tutte ragazze e ragazzi, sono Maria, la sorella di Chiara, e questo, come vedete dalla scatola qui davanti a me, sarà un video haul. Allora, abbiamo... no, in realtà questo video lo voleva fare mia sorella, solamente che in questi giorni ha giù la voce, nei prossimi giorni andiamo al mare, quindi insomma non ci sarebbe stato tempo di girarlo. Abbiamo fatto un ordine da Bottega Verde e in totale abbiamo speso 17,17 euro, calcolando che abbiamo pagato 1,90 euro in più perché abbiamo pagato con contrassegno, e invece le spese di spedizione erano gratis perché appena ci si iscrive al loro sito, come omaggio, diciamo, danno appunto le spese gratis. E allora, questo sarà il primo e l'ultimo ordine che facciamo da Bottega Verde, perché pensiamo che i prezzi siano piuttosto alti in rapporto magari alla quantità o alla qualità. Quindi appunto abbiamo fatto l'ordine solo perché c'erano gli sconti e perché comunque ci servivano alcune cosine, quindi ne abbiamo approfittato. Allora, vi faccio vedere. Questa era la carta che hanno usato come imballaggio. Abbiamo preso queste cose. Allora, iniziamo subito. Abbiamo preso questo shampoo ai semi di lino, e vi faccio vedere un attimo l'inci. Ok, questo contiene 200 ml, l'abbiamo pagato 4,90 euro. Questo era in promozione, 2 al prezzo di 1, come vedete. Quindi insomma è stato un buon affare. Inoltre questo è stato approvato anche dal forum di Lola, quindi insomma siamo contente. Poi abbiamo preso questo latte detergente con estratto di miele. Questo qui contiene 250 ml di prodotto, e questo è l'inci. Ha un profumo, diciamo, abbastanza delicato di miele, mentre questo ha un profumo, diciamo, quasi di sapone di Marsiglia, molto neutro. Ma alla fine quasi tutti gli shampoo e semi di lino hanno un profumo del genere. Poi abbiamo preso questa crema dopo sole al cocco e papaya. Questa contiene 50 ml di prodotto e ha un profumo abbastanza, diciamo, esotico, molto buono. Poi quest'altra crema, scusate, non vi ho fatto vedere l'inci. Ok, poi quest'altra crema dopo sole che si è aperta, non so come mai, scusate, la chiudo un attimo. Ok, questa è la crema Monoide Tahiti, anche questa è stata approvata dal forum di Lola. Ha un profumo, direi, abbastanza delicato, però anche qui esotico. Questo contiene 50 ml di prodotto e l'inci è questo qua. Ok. Poi questa crema corpo al cocco, questa contiene 50 ml e questo qui è l'inci. Anche questa, cioè io non l'ho ancora provata, però mi ispira molto perché ha un profumo di cocco, però delicato, non troppo forte, quasi nauseabondo, l'ha veramente delicato, quindi è sicuramente un punto a favore. Infine abbiamo preso questo pennello, e per applicare l'ombretto, un attimo che ve lo faccio vedere, se riesco ad aprirlo. Vabbè, non riesco ad aprirlo, scusate, perché con l'altra mano sto tenendo la videocamera. Comunque l'abbiamo un attimo provato sulle mani, sembra molto morbido, e questo purtroppo è fatto di setole naturali. Noi in realtà lo preferivamo assolutamente di setole sintetiche, solamente che non c'era, quindi c'era solo questo e serviva a mia sorella, allora l'abbiamo preso. Questo pennello ha una... cioè le setole sembrano molto buone, però il manico è veramente molto leggero. Sembra quasi un giocattolo se guardiamo il suo peso e il manico, perché anche in confronto ai pennelli di Essence è veramente leggero. E questo è fatto in Cina, mentre tutti gli altri prodotti sono fatti in Italia. E infine, come omaggio, ci hanno dato questo bagno doccia al succo di amarena della linea I Succosi. Contiene
50 ml, vediamo, oddio, non mette più fuoco, ok. E questo è l'inci. E anche questo ha un profumo delizioso, molto, sì, fruttato, molto buono. E comunque di ogni singolo prodotto vi faremo una recensione più avanti. Mi sono dimenticata di dire quanto costano i prodotti. Forse ve l'ho detto solo dello shampoo. Allora, 4,90€ lo shampoo. Sui 4€ il pennello, 2,80€ il latte detergente, 1,50€ la Monoide Tahiti, 1€ l'altro dopo sole al cocco e papaya e 1€ la crema al cocco. Tutti i prodotti che abbiamo preso sono scontati del 70% circa, a parte questo che era due al prezzo di uno. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima!